Sabato 27 marzo, ben ritrovati all'appuntamento con Oggi in Edicola, la rassegna stampa di Pavia 1 TV in collaborazione con l'agenzia Dire. Iniziamo il nostro sfoglio dalla prima del Corriere della Sera. L'Italia non riapre per un mese. Draghi, le scuole ripartono fino alla prima media, anche in zona rossa. Decreto per i medici Novax. Prorogate le misure, lunedì il cambio dei colori, nessuna regione in giallo. Prima di maggio, blocco totale nei ponti festivi. E poi l'editoriale, programmi e volti, partiti e un'idea di futuro. Oggi l'editoriale del Corriere della Sera. Al centro, Padova, le madri erano state vaccinate in gravidanza, le due bambine nate con gli anticorpi. E poi sulle chiusure, botte risposta Salvini, Premier, il leader della Lega, critico rispetto al prolungamento delle chiusure. Oggi il dibattito prosegue anche sul Corriere della Sera. E poi andiamo invece al sondaggio, stabile il centro-sinistra, effetto leader con Letta e Conte, salgono PD e Movimento 5 Stelle. Andiamo invece al calcio in TV. Il calcio in TV, la Serie A passa a DAZN, i diritti accordo per i prossimi 3 anni, battuta Sky. Ci spostiamo sul quotidiano Repubblica. Draghi, chi cura i malati obbligato a vaccinarsi. Palazzo Chigi annuncia un decreto per i sanitari Novax, scudo giuridico ai medici che somministrano le fiale. In rosso anche Toscana, Calabria e Valle d'Aosta, stretta fino al 1° maggio, dopo Pasqua i bambini in aula. Il premier Gela Salvini, riapriremo il paese quando l'epidemia lo consentirà. Il commento, la nostra libertà e la vita degli altri, così Carlo Galli oggi su Repubblica. E poi lo spiraglio di un'estate normale, Paolo Di Paolo si occupa di analizzare come potrebbero essere le possibili vacanze. Cronaca estera oggi su Repubblica, Istanbul nel parco dove Erdogan piega ogni diritto. E poi ancora il grande colpo di DAZN, in prima anche su Repubblica, rivoluzione nel calcio, alla Lega 840 milioni, DAZN conquista la Serie A, il pallone diventa digitale. Andiamo invece sul quotidiano La Stampa di Torino, Draghi apre le scuole, zittisce Salvini, da lunedì la Valle d'Aosta di nuovo rossa, come Piemonte e Lombardia, il giallo si rivede a maggio, proteste in piazza, il premier alla Lega, chiudere o no dipende solo dai dati, in arrivo un decreto per bloccare i medici Novax. E poi il commento, così l'Italia torna leader, e invece di spalla il rapporto Istat, come riempire le culle vuote. E al centro i diritti, Azzolina e lo stalker al ministero, un'offesa di Stato a tutte le donne. Invece per Tutto Libri, le storie segrete di Sharon Stone, anche la morte mi ha fatto bella. Andiamo sul quotidiano economico Sole 24 Ore, titolo d'apertura, Italia stretta dal declino demografico, 746.000 morti e solo 404.000 nati. L'analisi, l'allarme e la grande rimozione. Andiamo al centro, vaccini, l'India frena l'export e mette a rischio i paesi più poveri. E poi ancora Draghi, scuole aperte in zona rossa. Arriviamo sul Messaggero di Roma, bar e locali si riapre a maggio, ritorno a scuola dopo Pasqua, ma non ci saranno zone gialle. Lazio in arancio da martedì, Salvini non ci sta, votiamo contro, ma Draghi lo gela, a decidere sono i dati dei contagi. Editoriale, misure necessarie, la lezione dei paesi che dominano la pandemia. Arriviamo sul giornale di Alessandro Sallusti, giustizia malata, fermiamo i veleni, l'intervista, appello di Berlusconi alla maggioranza, è l'occasione giusta per riformare il sistema. E poi Draghi, bambini a scuola, ma ad aprile tutto chiuso ed è scontro con Salvini, misure anti-Covid, e questo è il tema che fa discutere e che viene ripreso ovviamente su tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi. E poi guardate questa fotografia, siamo sempre sulla prima del giornale, assembramento da sciopero sui mezzi, chiudete i sindacati, qui file a Milano, caos impressionante. Andiamo invece all'editoriale di Augusto Minzolini, parla da leader europeo, e qui si parla ovviamente di Draghi. E poi
Il ministero favorisce i ricchi, un'altra picconata sulle case, affitti, assalto alla cedolare secca. Taglio basso, calcio in TV, tramonta l'era Sky, a DAZN 10 match a settimana, 7 in esclusiva. E invece un'animazione che ci aiuta a ricordare che fra oggi e domani torna l'ora legale, quindi lancette avanti di un'ora, si dormirà un'ora in meno ma si avrà molta luce in più. Arriviamo sull'Avvenire, titolo d'apertura: Draghi paga l'assegno, il Premier conferma dal 1 luglio 250 euro a ogni figlio con una maggiorazione per i disabili. L'Istat rilancia l'allarme natalità: nel 2020 solo 404.000 nati con 746.000 morti, nozze ai minimi. E poi l'editoriale: i veri deficit da colmare, e si parla proprio del bilancio demografico italiano. La taglio centro: la supplica del Papa che toccò il mondo un anno fa, il rito durante la pandemia. Andiamo ancora, sempre taglio centro, sull'Avvenire: Italia chiusa fino a maggio ma ora riaprono le scuole. Arriviamo sul Fatto Quotidiano, andiamo proprio sul titolo d'apertura: Lombardia, l'assessore Caparini subito prima del blitz, c'è la guardia di finanza, il leghista cancella tutte le chat. L'uomo di Fontana anticipa la finanza che investiga sui camici forniti dal cognato dell'Attilio e disinstalla WhatsApp dal cellulare. E questo è il titolo che oggi troneggia sul Fatto Quotidiano. Siamo sul Tempo: l'ultimatum di Salvini a Draghi, no alla proroga delle chiusure di imprese e negozi. Il segretario della Lega critica l'ipotesi di allungare i divieti fino a maggio. Chiediamo al Premier di riaprire tutte le attività senza rischi dal 7 aprile. Si prepara la battaglia in Consiglio dei Ministri contro i rigoristi. Taglio centro: nel Lazio scuole aperte ma per due giorni, martedì torneranno in classe gli studenti di asili elementari e medie, protestano i presidi. Andiamo invece sul quotidiano Il Manifesto: al Ministero la rabbia operaia, in 56.000 rischiano di non avere più lavoro da luglio ma Giorgetti non risponde. E al centro la copertina del Manifesto di oggi: le proteste in piazza, la DAD non è tratta. Dopo Pasqua in classe anche in zona rossa fino alla prima media, l'annuncio di Draghi nella giornata di protesta no DAD, ma per la scuola sicura servono risorse. Solo Lazio in arancione, obbligo vaccinale per i sanitari. Salvini vuole aprire, il Premier lo gela. Arriviamo sul quotidiano Il Dubbio, titolo di apertura di oggi: non c'è spazio per i garantisti al CSM, dossieraggio contro il consigliere Lanzi, il professore pedinato e azzoppato dalla stampa, il componente laico accusato sui giornali di aver parlato con l'avvocato di Palamara. Arriviamo sulla Verità di Maurizio Belpietro, titolo d'apertura: Draghi è stato contagiato da Speranza, sarà battaglia sul decreto in Consiglio dei Ministri, cabina di regia del Premier e annuncio con il ministro delle regole dopo Pasqua, ma non c'è la legge. Con la riapertura di asili elementari e prime medie anche in zona rossa si tornerebbe alle misure di Conte fino a maggio. Salvini non ci sta, impensabile non prevedere alcun via libera per ristoranti e negozi. Nostra indagine: non c'è un legame certo tra zone a colori e nuove infezioni. L'ultima di Tridico, il capo dell'INPS ora propone il reddito di clandestinità. Taglio centro: affari in Vaticano coi soldi delle mascherine, prosegue l'inchiesta sulle forniture volute da Arcuri, il sequestro a Benotti disposto dopo i versamenti alla Appulo per l'acquisto di un immobile, gli indagati intercettati, preleviamo poco o si sveglia l'antiriciclaggio. Arriviamo sul Mattino di Napoli, titolo d'apertura: divieti, scintille, Draghi, Salvini, per bar e locali riaperture solo a maggio, leader della Lega all'attacco, il Premier decidono i dati, Campania, De Luca prenota il vaccino Sputnik, il capo del governo frena cautela per i contratti. E poi l'editoriale: impariamo da chi ha vinto la pandemia, le misure necessarie. Di spalla i rischi per il Sud se il recovery finanzia solo progetti già esistenti. E siamo in taglio centro: Castellammare, le riunioni dei D'Alessandro dove c'erano i ragazzi, nella scuola abbandonata il covo del clan. Arriviamo sul Secolo XIX,
Draghi, serve un decreto contro i Novax in corsia, il piano trasferimento, ferie obbligate, licenziamento per gli operatori sanitari che non si vaccinano. Questo è il titolo d'apertura di oggi sul Secolo. E poi economia, l'agenzia fantasma che deve controllare le autostrade italiane. Arriviamo sul Giorno Quotidiano Nazionale, è un'apertura anche qui dedicata al tema del giorno. Gli analisti, contagi zero in giugno. Secondo i modelli matematici della statale di Milano, l'epidemia durerà ancora un paio di mesi. L'Istituto di Sanità, estate serena, ma il governo sceglie il rigore. Italia chiusa per tutto aprile, ira leghista, Draghi, multe ai sanitari Novax, ma sì, è lo scudo per i medici. Editoriale di Bruno Vespa, la vergogna del paese dei furbetti, ancora pochi anziani vaccinati e al centro l'Italia che dice no, le proteste, studenti a Torino, circhi a Milano, ristoratori a Bologna, i tassisti a Firenze, i Luna Park a Roma e i rider a Genova. Andiamo invece sulla cronaca sportiva, ovviamente il titolo di apertura, come sempre accade sul tema dei diritti televisivi quando vengono assegnati, ma stavolta è davvero, come dice il Corriere dello Sport, telerivoluzione. Con 16 voti su 20 la Lega cambia canale, ma partono i ricorsi. Dal 2004 era su Sky, per i prossimi 3 anni la Serie A va a DAZN. Arriviamo sulla Gazzetta dello Sport, anche qui fase apertura, rivoluzione TV che svolta la passa da zona, ecco come vedremo le partite, diritti 840 milioni l'anno per 3 stagioni, scalzata Sky. Invece si parla di sport nella fotografia di copertina di oggi, l'idea Muriel faccia da Inter, Conte pensa all'attaccante dell'Atalanta come armi in più per la Champions, costa almeno 25-30 milioni. Siamo su Tutto Sport, europei con i tifosi, titolo di falsa apertura, e poi invece al centro rivoluzione del calcio in TV, adesso comanda Diletta, DAZN si aggiudica i diritti della Serie A per i prossimi 3 anni, è una novità epocale, ecco cosa cambia per i telespettatori. Cronaca locale, titolo di apertura, di falsa apertura, scusate, vaccino a casa, 3.000 in attesa, questa è la provincia pavese di oggi, che ricorda anche come per le scuole, per la Lombardia, sia confermata la zona rossa. Invece al centro dell'attenzione il tema che riguarda l'inchiesta della procura a Voghera, soldi per i voti, assessora nei guai, esposto con 22 firme, accusa la leghista Mirac di dazioni e promesse di posti di lavoro in cambio della preferenza alle elezioni di settembre. Polizia in comune, acquisiti i documenti, lei si difende, coscienza a posto. E appena sotto, chirurgo a rischio processo, la paziente, ma io sto bene. E qui si torna a parlare del caso che è stato pubblicato ieri rispetto alla vicenda su cui dovrà fare piena luce la magistratura, che riguarda il dottor Mario Martinotti. E con questo si chiude il quotidiano appuntamento con Oggi in Edicola. Buon proseguimento con i programmi di Pavia 1 TV. Oggi in Edicola torna puntuale domani alle ore 8.